8 punti in 4 partite. La media, non disprezzabile, appartiene alla Cremonese di Mazzia, che ha espugnato anche il campo di Cesena. La pattuglia d'assalto lombarda, alla quale va riconosciuto il merito di non aver perso la calma sotto di un gol, deve però ringraziare la desolante imprecisione in zona gol della formazione romagnola. Primo tempo veloce e gradevole, padroni di casa più attivi, Cremonese attenta a chiudere gli spazi, il centrocampo lombardo marcia a buon ritmo sotto la sapiente regia di Bencina. Alla mezz'ora Cesena in vantaggio, il cross di Cuttone è sfruttato alla perfezione da Simonini. La reazione dei lombardi non è irresistibile, i grigiorossi guadagnano spazio in avanti ma non creano grossi pericoli. E invece il Cesena al 39esimo a sciupare una buona occasione, ma prima Cavasin non tira, poi Barozzi e Simonini bisticciano tra loro. La ripresa comincia al piccolo trotto, non succede niente fino al decimo quando la Cremonese pareggia su rigore. Contrasto in aria tra Lombardo e Leoni, l'arbitro Amendolia non ha dubbi, i cesenati al contrario ne hanno molti. Dal dischetto realizza Nicoletti. Tre minuti più tardi Traini inaugura la sagra dell'errore. La Cremonese al contrario non è in vena di regali e al 32esimo Nicoletti inventa il gol del raddoppio, davvero molto bello. Cesena alla carica negli ultimi minuti, l'ex Rampulla neutralizza un'insidiosa punizione di Sanguin, poi Simonini e Angelini decidono di non rovinare il primato della Cremonese, ma bisogna sottolineare anche i meriti del portiere lombardo. Primo stop in campionato dunque per il Cesena, ma in ogni caso la formazione romagnola ha giocato alla pari.